Cosa pensi invece dei forum internet, cioè del ruolo dell'informazione anche attraverso internet? Per esempio, fuori forum, non so se conosci. Libertà di poter esprimersi chiunque e dovunque, è l'articolo 21 della Costituzione che lo prevede. E aprire dei forum, sarebbe bello le discussioni al bar, come si faceva una volta, dal barbiere o in piazza, perché si sta diventando un po' troppo virtuale, attenzione, manca quella comunicazione anche fisica, è sempre bella, ma in mancanza di questo ovviamente una discussione aperta su internet, su quelli che sono i temi del paese o le varie realtà, le varie informazioni, è sempre molto importante. Ma se parliamo di persone è meglio. Pensa che la mafia possa sfruttare internet e che ci vogliono leggi per limitare la libertà esistente su internet? No, credo che le leggi no, perché già qualcuno i bavagli le vuole mettere non solo su internet, ma addirittura su quelli che sono i media. Sei studiata quella famosa legge per cercare di non parlare di processi e quant'altro, speriamo che non passi. No, ognuno deve avere la libertà di potersi esprimere come vuole, anche perché io dico che siamo nel 2010, ormai feste non ce ne sono più, quindi c'è la capacità di capire quale può essere un'informazione falsa e una reale da parte dell'utente che riceve le informazioni, no, nessuna limitazione all'informazione, le informazioni devono circolare liberamente e ovviamente. Quindi se ad esempio esiste un utente che su Facebook crea il gruppo Forza Rina, quelle non sono utenti, quelle sono dementi, no. È un'altra cosa. Però restano dementi, non pensa che sia necessaria una legge per poterli limitare? No, nella maniera più assoluta, anche perché io sono sicuro che i siti di Falcone e Borsellino sono ovviamente molto, molto maggiori di quelli che potrebbero essere di un cretino che apre un sito per Totorrina, magari tanto per, secondo me è una questione di visibilità o di mostrarsi, semplicemente da parte di qualche ventenne ancora senza cervello, che capirà da solo quando sarà più grande o quando matura, se matura, perché ci sono dei giovani che non è che maturano. E no, ma bene, anche lì si apre sempre una discussione su quelli che poi ovviamente sono gli anti-Rina. Io ho avuto modo di trovarmi a leggere su un sito di questi dove appunto ci sono dei commenti fatti dagli anti che fanno capire cosa sono, e quindi poi la gente sa discernere quello che è appunto il cretino dalla persona intelligente. E invece il ruolo che ha avuto internet per te legato? L'internet ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, perché tra le altre cose abbiamo un sito dove all'interno c'è il telegiornale, e questo telegiornale poi vediamo che è seguito dai nostri emigrati in Francia, in Germania, in America, in Oceania, abbiamo contatti un po' da tutto il mondo, abbiamo una casella di posta dove riceviamo centinaia di cose, e quella è terribile, eh? Ci vorrebbe solo uno per andare a ogni giorno rispondere o leggere le centinaia di mail che ci arrivano di incoraggiamento, di andare avanti. Dobbiamo andare avanti tutti insieme, non è che incoraggiamento ad andare avanti. E qualcuno diceva poco fa che pigliare un fuoco era un felavocio. Dobbiamo tutti insieme andare avanti e lottare, specialmente parliamo di questo fenomeno nostro che l'ho definito nel tempo questo cancro, questo zoccolo duro chiamato mafia, anche perché ti do una notizia. Parlando con Grasso, io ho detto, ma scusami, da quante cazzo di mafiosi mi devo guardare io? Quanti sono questi mafiosi? Sono 5.000 gli schedati mafiosi. Poi c'è il mare magma, ovviamente. I siciliani siamo 5 milioni, appedati in culo. Il rapporto è 1 a 1.000, non ci sarebbe nemmeno storia. Quindi a liberarsi dei mafiosi
non ci vorrebbe granché. Poi c'è quella politica invece che quando vede la mafia in difficoltà, come un cordone ombelicale, gli dà ossigeno e loro ovviamente si rigenerano, viste le ultime leggi fatte da un... come si chiama? Nano, non lo so. Ce n'era una sul Capo dei Capi. Beh, il Capo dei Capi... Il film... terribile, devastante. Il Capo dei Capi non ha fatto altro, grazie alle, a questa, credo si chiama fiction di Canale 5, ovviamente solo Canale 5 poteva fare il video. Pensa che chi firma la scenografia di queste fiction si dovrebbe porre il problema... No, si pongono solo il problema dell'audience, scusate, e di fare cassetta, solo questo. Perché per esempio loro... il Capo dei Capi come firma ha avuto Claudio Fava, anche che è il figlio di Pippo Fava. Sì, però se Claudio Fava andava all'indomani che è stato trasmesso nelle scuole, andava a vedere che c'erano i bambini che giocavano a Bino Provenzano e a Totò Riina, non c'era nessuno che voleva fare il poliziotto morto di fame, no? Che giocavano solo a Bino Provenzano, dove tu fai Bino e io faccio Totò. Si sarebbe reso conto che ovviamente non è educativo il Capo dei Capi nei confronti di una società che già ha questo male, questo cancro al suo interno. Magari in qualche altro paese dove non c'è la mafia, anche se credo che non ci siano paesi dove non ci siano mafie, e si sarebbero fatte una risata, magari lo avrebbero preso come un film western, ma non da noi. Da noi è stato dirompente perché nelle scuole ha creato dei danni enormi. E poi sentire dire a qualcuno che doveva sozzare a chi che ha scritto La Piovra, dimenticandosi che quella fiction è stata fatta da suo figlio. Poi sono i paradossi, no? Va bene, grazie.